Salve, oggi vi parlo di un altro argomento di fisica che ho riscoperto riguardando alcuni miei vecchi appunti, alcuni miei vecchi documenti risalenti ai tempi del liceo, e c'era una cartella che riguarda, scusate, del liceo, dell'università, c'era una cartella che riguardava la fisica della materia e lì erano raccolti un po' di documenti di vario genere e soprattutto ho trovato un documento sulla fisica dello stato solido. Lì era trattato un argomento specifico, ma poi ho recuperato un libro di fisica dello stato solido che è quello su cui ho studiato a suo tempo. E la fisica dello stato solido è interessante perché riguarda lo studio delle proprietà, per esempio, ottiche, meccaniche, elettriche, per esempio, dei solidi, in particolare dei solidi cristallini, che sono quelli in cui gli atomi sono disposti in un reticolo più o meno regolare. E ci sono molte branche, diciamo così, molte diverse applicazioni della fisica dello stato solido. Quella che mi aveva interessato di più a suo tempo era la teoria che sta dietro il calore specifico dei solidi. Cioè, diciamo, il calore specifico è una misura di quanta energia deve essere ceduta a un solido per innalzare la sua temperatura di un grado. È un argomento che sembra un po' particolare, quindi apparentemente poco interessante. Il problema è che il modo in cui entra la fisica che c'è dietro, appunto la fisica appunto, dei solidi cristallini, il modo in cui determina il calore specifico dei solidi. E quindi ho deciso di recuperare l'argomento, ho preparato un po' di slide per diciamo, cercare di fare una trattazione abbastanza completa, anche se evidentemente non posso entrare nei dettagli di ogni singola cosa perché questo richiederebbe forse una vera e propria lezione, un corso addirittura. E io per ragioni di tempo e anche di voglia non mi cimenterò nel fare questa impresa, però voglio proporvi questo argomento perché secondo me è abbastanza interessante, quindi adesso ci vediamo alle slide. Cerco di darvi una introduzione generale per poi entrare più nel dettaglio e vi avverto subito che qui non risparmierò i calcoli, anzi una delle cose che mi piace di più in questo argomento, appunto, è proprio l'eleganza delle formule e comunque la potenza della matematica, quindi degli strumenti matematici che vengono usati per ricavare le varie quantità. E quindi non farò, cioè non mi risparmierò con le equazioni, spero che apprezzerete. Annuncio, cioè, vi avverto anche che tutti i contenuti, diciamo, di questa breve presentazione sono tratti da un capitolo, del libro, appunto, Fisica dello stato solido, di Bassani e Grassano, che è una specie di classico del genere su cui ho studiato e che penso sia ancora un buon volume su cui studiare. Altrimenti le immagini sono tratte da internet. Comunque le formule sono universali, quindi non dovrebbe esserci copyright sulle formule. Quindi questa breve introduzione alla fisica dello stato solido serve un po' a darvi il contesto. Allora, in questa branca, diciamo, della fisica, si studiano reticoli cristallini, quindi sono solidi in cui gli atomi sono disposti ai vertici di un reticolo e la posizione, diciamo, all'interno del reticolo è determinata da una configurazione di minima energia, quindi c'è una certa interazione tra gli atomi e la posizione che assumono è il risultato appunto di questa configurazione di minima energia. Ci sono gli argomenti di vibrazioni reticolari perché evidentemente ci sono piccole oscillazioni intorno alle posizioni di equilibrio. Ci c'è la questione delle bande energetiche. Le bande energetiche sono una questione legata strettamente appunto alla struttura periodica del reticolo, per cui gli elettroni all'interno di un solido non hanno un'energia precisa, ben fissata, ma può essere all'interno di un continuo di valori che ricade all'interno di certe bande energetiche. Quindi esistono range di valori di energia che sono possibili. E poi ci sono altri range di energia che di solito sono proibiti. Il modo in cui queste bande si costruiscono dipende dal tipo di reticolo, quindi ogni reticolo di solito ha un proprio schema di bande energetiche. Poi per studiare i solidi è necessario fare uso delle statistiche quantistiche, che sono quindi sono descrizioni statistiche delle proprietà medie, per esempio delle particelle, che però obbediscono alle leggi della meccanica quantistica. E per esempio il principio di esclusione di Pauli per i fermioni. E in generale diciamo che nel limite di alte energie si riducono alla statistica classica che è quella di Boltzmann. Poi ci sono lo studio delle proprietà ottiche ed elettroniche. Con ottiche si intende per esempio la
trasparenza o opacità rispetto alla luce, alle varie frequenze, e le proprietà elettroniche sono per esempio le capacità di conducibilità termica o elettrica dei metalli e altri argomenti. Quindi però in questo caso mi occuperò di questo argomento specifico, che è appunto il calore specifico dei solidi. Quindi veniamo subito alla questione. Allora, come ho detto, nei solidi che consideriamo gli atomi si dispongono ai vertici di un reticolo e quindi le loro posizioni sono fisse a meno di piccole oscillazioni appunto intorno alle posizioni di equilibrio. E esiste una teoria generale che è universale a tutta la fisica, per cui le piccole oscillazioni di un sistema intorno alla posizione di equilibrio sono armoniche. Quindi i loro moti, i moti di queste particelle, sono descritti da funzioni armoniche e questo permette di studiare di solito le frequenze proprie di oscillazione di un sistema in termini di modi normali di oscillazione, cioè oscillazioni fondamentali con una particolare frequenza e vettore d'onda. Uno strumento, diciamo così, anzi un artificio in un certo senso fisico che entra in gioco quando si studiano questi tipi di oscillazioni sono i fononi. Da non confondere con i fotoni, che sono quanti di luce, i fononi invece sono quanti di oscillazione. Non sono vere e proprie particelle, sono delle quasi particelle che obbediscono alla statistica di Bose-Einstein, quindi, perché sono bosoni, quindi appartengono alla classe di particelle dette bosoni, perché hanno spin intero. E i fononi quindi sono la rappresentazione particellare di oscillazioni, in particolare in questo caso oscillazioni del reticolo cristallino. Che il fatto che siano bosoni fa sì che sia possibile che condensino in un condensato di Bose-Einstein, che è uno stato della materia un po' esotico, un po' particolare, in cui un gran numero di particelle possono comportarsi globalmente come un'unica particella, quindi è uno stato della materia che mostra proprietà quantistiche a livelli più o meno macroscopici, diciamo così. E qui ho riportato giusto per vostra informazione, più avanti userò anche esplicitamente questa formula, questa è la distribuzione di Bose-Einstein per l'energia. Quindi però prima di passare ai calcoli veri e propri, conviene richiamare alcuni concetti elementari di termodinamica, dal momento che il calore specifico, ve l'ho descritto, ve l'ho definito un po' a parole all'inizio, ma è meglio vedere, specificamente, diciamo, da dove viene fuori. Allora, un buon modo per partire, diciamo, è, partire dal primo principio della termodinamica, che quindi lega energia interna al calore e al lavoro, tutto in forma differenziale. Notate che il calore, indicato da Q, non è un differenziale esatto, ma è un delta. Quindi in tutti i conti bisogna sempre tener conto che questo non è un differenziale esatto, mentre in tutte le altre parti abbiamo a che fare con quantità differenziali. Comunque, a parte questa precisazione, di solito si introducono due calori specifici, il calore specifico a volume costante e il calore specifico a pressione costante. Questi si calcolano evidentemente come la derivata dell'energia totale, o meglio del calore, rispetto alla temperatura, tenendo costante rispettivamente il volume e la pressione. E siccome qui l'unico differenziale compare a V, quindi nel termine di volume, il calore specifico a volume costante si riduce semplicemente a dU su dT, quindi la derivata dell'energia interna rispetto alla temperatura. Mentre per il calore specifico a pressione costante bisogna tener conto anche di dV su dT, quindi sì, in un certo senso la dilatazione termica. Ecco. Ora c'è un risultato molto semplice che viene dalla teoria cinetica dei gas. Si vede che per i gas perfetti monoatomici, per il principio di equipartizione dell'energia, per cui l'energia si distribuisce ugualmente tra i vari gradi di libertà delle particelle, si vede che i calori specifici a volume e pressione costante sono dati semplicemente da 3 mezzi R e 5 mezzi R, dove R è la costante di Boltzmann per il numero di Avogadro. Quindi questi sono calori specifici per mole. Quindi l'energia che va ceduta ad una mole di gas per innalzare la temperatura di un grado. Quindi vedete che fattori 3 mezzi e 5 mezzi sono frazioni, e sono legati al numero di gradi di libertà. Ora, per i solidi, si osserva una cosa simile,
A temperature ordinarie vale la legge che viene detta di Dulong Petit a questi due autori, per cui il calore specifico a volume costante è uguale a 3 volte a R. Quindi un'espressione simile, anche qui legata evidentemente al numero di gradi di libertà del reticolo. Però il problema sussiste quando si cerca di osservare l'andamento a temperature piccole, quindi per T che va a 0, si osserva in particolare che il calore specifico a volume costante tende a 0. E lo stesso deve fare il CP, e in particolare ci tende come T al cubo. Il fatto che CV tenda a zero è consistente col terzo principio della termodinamica, che implica che anche l'entropia del sistema deve tendere a zero per la temperatura che tende allo zero assoluto. Infatti, potete notare anche da considerazioni dimensionali che il CV è legato strettamente all'entropia. Il problema quindi è stato quello di cercare di giustificare teoricamente il modo in cui il calore specifico tende a zero per T che va a zero, quindi l'andamento con la terza potenza di T. Quindi i calcoli che seguiranno hanno soprattutto l'intenzione, così lo scopo ultimo, di esplorare il limite di basse temperature, che è anche quello in cui gli effetti quantistici sono più importanti. Allora, esamineremo intanto un paio di modelli che sono quelli che riguardano le vibrazioni del reticolo. E poi vedremo cosa succede se includiamo anche l'effetto degli elettroni. Allora, intanto vediamo già un nome abbastanza illustre, il modello di Einstein. Quindi Einstein si è cimentato con questa sfida e ha cercato di dare una sua modellizzazione del sistema, del problema. Allora, nella sua teoria, Einstein partiva dall'ipotesi che tutti gli atomi del reticolo oscillino con la stessa frequenza. C'è questa sorta di frequenza fondamentale omega. E dopodiché si procede con il calcolo, diciamo così, dell'energia media per ogni atomo e per le varie branche di oscillazione. Le branche di oscillazione sono le varie direzioni lungo cui, diciamo, lungo cui l'oscillazione può avvenire. Siccome siamo in uno spazio tridimensionale, alla fine saranno tre direzioni, e siccome il modello di Einstein è isotropo, alla fine il risultato sarà uguale per ciascuna delle tre branche di oscillazione. Ora, l'energia di una oscillazione, di un singolo fonone, che abbiamo introdotto prima, sono questi quanti di oscillazione, è a catagliato omega. E la distribuzione in energia è data dalla statistica di Bose-Einstein, che abbiamo visto prima, era 1 su E alla E energia su kT-1, sostituendo l'energia a catagliato omega. Più un mezzo a catagliato omega, questo rappresenta il termine di punto zero, quindi sarebbe l'energia dello stato fondamentale, che riporto qui per completezza, ma che ai fini del calcolo, poi del calore specifico, non conta perché è indipendente dalla temperatura. Ora si vede subito, e questo è un semplice limite che si può effettuare, che nel limite di a catagliato omega molto minore di kT, cioè energie molto piccole, l'energia media tende a 3 kT. E quindi quando uno calcola il calore specifico come derivata dell'energia rispetto a T, trova 3K. Questa è l'energia diciamo, per ciascuna particella, moltiplicata poi per il numero di Avogadro, si ottiene 3R, che è il limite classico, per così dire, il limite della legge di Dulong-Petit. Il numero 3 viene dal fatto che ci sono 3 gradi di libertà, quindi 3 direzioni di propagazione. Ora, la formula generale, come ho detto, essenzialmente si ottiene dalla derivata dell'energia rispetto alla temperatura, moltiplicato per 3n perché vogliamo il valore per mole, e 3 è il numero di gradi di libertà. Il calcolo è semplice, visto che è una funzione relativamente semplice, si ottiene questa funzione facendo un cambio di variabili, introducendo una temperatura di Einstein, chiamiamola θE, che è semplicemente a catagliato omega su K, una specie di temperatura caratteristica di oscillazione. Questa stessa funzione si può scrivere così, che viene scritta quindi come 3R per la F di Einstein, FE, di θE su T, che è una funzione analitica. In particolare si può studiare il limite per T che tende a 0 e si vede che domina questo fattore esponenziale a denominatore. In particolare, quindi, si vede che il calore specifico per T che va a 0 va come E alla meno a catagliato omega su kT, o se preferite, teta di Einstein su T. Quindi tende a 0 esponenzialmente, quindi ci tende più rapidamente di quanto previsto dalle osservazioni, che prevedono un andamento come T al cubo.
Ora, questo è già un passo avanti perché ci dice che il calore specifico va a zero effettivamente, però ci va con l'andamento sbagliato, quindi il modello di Einstein non era del tutto corretto. Il modello che ha portato un miglioramento, diciamo un improvement, è il modello di Debye. Ora, il modello di Debye prevede, anziché una frequenza costante, uniforme, diciamo, per tutte le particelle, per tutti i modi di oscillazione, prevede un'approssimazione elastica. L'approssimazione elastica consiste nell'assumere una relazione lineare tra la frequenza e il vettore d'onda, in particolare omega è uguale a k per v, dove k è il vettore d'onda e v è la velocità di fase dell'onda. Debye ammette che ci siano due direzioni, una direzione parallela o longitudinale e una direzione trasversale, quindi la velocità di fase non sarà isotropa, ma avrà queste due componenti. Per calcolare le nostre quantità di interesse bisogna di nuovo calcolare l'energia media. Questa volta però il calcolo si fa sommando su tutti i valori di k, tra 0 e infinito, dove k è il vettore d'onda, quindi è, per così dire, rappresenta la somma sui vari modi di oscillazione, sommata sulle varie branche di propagazione, che in questo caso saranno la branca parallela, longitudinale e quella trasversale. Ora, per fare questo calcolo bisogna, diciamo così, legare la frequenza al vettore d'onda, ma noi questo l'abbiamo assunto come una relazione lineare, una relazione di dispersione lineare, e bisogna tenere conto di quella che viene detta la densità degli stati. La densità degli stati è una quantità che definirò presto, nella prossima slide o in quella dopo ancora, ma comunque dice in un certo senso rappresenta il numero di stati per unità di volume. E quindi quando andiamo a sommare su tutti gli stati per calcolare il valore medio dobbiamo scriverla, diciamo, bisogna tenerne conto. Ora, la densità di stati K è molto semplice perché lo spazio K, lo spazio dei vettori d'onda, è lo spazio reciproco dello spazio reale, vale a dire è quello che ha le unità di una lunghezza alla meno 1 e quindi la densità di stati K è semplicemente V su 2π al cubo, dove 2π viene da un fattore, diciamo così, costante, e questo è il volume. Questo si può anche scrivere in termini di frequenza, e quindi bisogna ricorrere alla densità di stati nel dominio delle frequenze. Questo di solito non è immediato, bisogna appunto avere una relazione tra la frequenza e il vettore d'onda. Di nuovo bisogna integrare, questa volta su omega, quindi sulle frequenze. E la densità di stati nel dominio delle frequenze entra attraverso questo d di omega. Ora, questa densità di stati nel dominio delle frequenze si può ricavare a partire dalla densità nello spazio K, usando la relazione di dispersione lineare, e si vede quindi che è a questa espressione V su 2π quadro, omega quadro su V quadro in d omega. Quindi vedete che c'è una dipendenza da omega nella densità di stati a questo punto. E il fatto che ci sia qui un fattore 4π k quadro e qua un fattore che poi si traduce quindi in un fattore omega quadro è legato al fatto che stiamo assumendo, cioè stiamo integrando, diciamo così, in uno spazio tridimensionale in coordinate sferiche, quindi k è il modulo del vettore d'onda e qui si trasforma quindi in omega. Non so se è chiaro questo ragionamento, non è molto ovvio, ma matematicamente è, diciamo così, è abbastanza ovvio quello che succede. Questo è un elemento di volume nello spazio tridimensionale dei vettori d'onda. Ecco, forse così è più chiaro. Comunque, una volta fatta questa sostituzione e una volta raccolto un certo numero di costanti, la V che entra qui a denominatore in verità ha due componenti, una parte longitudinale e una parte trasversale. Il fattore comune, il fattore costante a moltiplicare, ha un fattore 1 su VL cubo, e un 2 su vt cubo, dove vt è la velocità trasversale. Il fattore 2 qui viene dal fatto che le branche, diciamo, di oscillazione trasversali sono degeneri, quindi c'è un fattore 2 perché ci sono due direzioni nel piano trasverso. Dopodiché abbiamo un'integrale nelle frequenze di ht aliato omega, che è l'energia di un singolo fonone, moltiplicato per la distribuzione di Bose-Einstein, che abbiamo visto anche prima nel modello di Einstein, moltiplicato per omega quadro, che viene dall'elemento di volume nella densità di stati. L'integrale non è esteso da 0 a infinito,
Nel caso precedente avevamo una somma sul numero, diciamo così, sugli stati dell'oscillatore che andava da 0 a infinito. Qui non possiamo estendere l'integrale da 0 a infinito perché esiste una frequenza su massima superiore, che è determinata dal numero totale di stati. Questa frequenza viene detta la frequenza di Debye ed è, diciamo, si può calcolare imponendo appunto questa condizione sul numero totale di stati, cioè l'integrale sostanzialmente della densità di stati in d omega deve dare 3n, dove n è il numero di modi e 3 perché ci sono tre branche di propagazione. Quindi omega d si può ricavare risolvendo questo integrale, molto semplice, e poi diciamo, invertendolo per ricavare omega d. A questo punto, oh, eccoci qui, possiamo sostituire il valore di teta d, scusate, di omega d e scrivere il tutto in una variabile adimensionale. Quindi è stato fatto qui un cambio di variabile, teta d ha catagliato omega d su k, quindi è analogo alla teta e che avevamo introdotto prima nel modello di Einstein. Abbiamo un fattore costante a moltiplicare che è proporzionale a t alla quarta e poi abbiamo questo integrale che in principio si può anche calcolare, forse analiticamente, ma diciamo che per gli scopi pratici conviene vedere cosa succede nel limite per t che va a 0, che è il caso che ci interessa. Ora, nel caso che t che va a 0, si vede che il limite superiore dell'integrale va a infinito e quindi questo diventa un integrale tra 0 e infinito di questa funzione che ha un valore preciso, che non ci interessa, è una costante che quindi possiamo, per esempio, anche solo lasciare indicato. La cosa interessante è che quello che rimane a questo punto è il fattore t alla quarta a moltiplicare. E quindi quando uno calcola il calore specifico come derivata rispetto a t, ottiene un fattore t al cubo e quindi si riproduce il corretto andamento per t che tende a 0. Quindi il modello di Debye è in grado di riprodurre l'andamento per piccole temperature. In generale, uno deve calcolare la derivata rispetto alla temperatura di questa espressione. È possibile farlo, basta, diciamo, prima di effettuare la sostituzione, quindi mantenendo la dipendenza da t all'interno dell'integrale, basta calcolarlo e si ottiene questa espressione. Questa, si può scrivere, di nuovo introducendo questa θ d che abbiamo già, introdotto qua, si può scrivere in termini di questa funzione, quindi questa calore specifico viene scritto come 3R per FD, dove FD quindi è una funzione di Debye, di nuovo funzione di θ d su t, come nel caso della funzione di Einstein. E è interessante quindi confrontare l'andamento di queste due funzioni secondo questi due modelli. Questo è stato fatto, queste immagini prese da questo libro Fisica dello stato solido. Si vede che la funzione di Einstein, diciamo che tende a zero molto più rapidamente di quella di Debye, perché abbiamo visto che è un andamento esponenziale per t che tende a 0, invece quella di Debye ha il corretto comportamento come t al cubo. Entrambe tendono al valore 1, qui non è normalizzata 1 perché questo è il calcolo del calore specifico effettivo, ma entrambe tendono, queste funzioni non adimensionali tendono a 1 per temperature grandi, quindi entrambe riproducono il comportamento classico, diciamo così, della legge di Dulong-Petit. E sempre in questo libro è stata tratta questa immagine da questa pubblicazione che mostra il confronto tra il modello di Debye del calore specifico e il valore calcolato in solidi cristallini. Qui c'è un ossido d'alluminio, KCl, un cloruro di potassio e la grafite. Comunque si vede che l'andamento è molto buono, quindi significa che il modello di Debye è in grado di riprodurre bene le osservazioni anche per temperature abbastanza piccole. Quindi è un modello molto, molto buono. Ora, in precedenza ho menzionato questa quantità, diciamo, questa funzione che è la densità di stati. La densità di stati l'avevo così definita in maniera un po' sbrigativa come il numero di stati presenti in un'unità di volume, un elemento di volume. In verità, diciamo che in precedenza nel modello di Debye abbiamo usato il modello elastico, quindi l'approssimazione elastica. In generale la relazione tra frequenza e vettore d'onda è più complicata e quindi
In generale bisogna calcolare più accuratamente questa quantità. Ora, ho già detto che la densità di stati nello spazio K è semplicemente V su 2 pi greco cubo, perché evidentemente c'è cioè, il volume nello spazio K è il reciproco del volume nello spazio tridimensionale, quindi è 2 pi greco cubo su V. Per passare nello spazio delle frequenze bisogna trovare una relazione appunto tra il vettore d'onda e la frequenza. Ora, questa viene scritta in questa maniera, quindi come il fattore V su 2 pi cubo, che è una costante, per l'integrale su questo volume delta grande in dk. Il volume delta è definito proprio come il volume dell'elemento nello spazio k, dove la frequenza è compresa tra omega e omega più d omega, quindi dice la densità, in un certo senso, di frequenze in un elemento di volume nello spazio k. In questo senso le due cose sono collegate. Ora è possibile riscrivere questa espressione in una maniera diversa, che quindi è ha più senso dal punto di vista fisico. In particolare, integrale, cioè l'elemento differenziale in dk viene scritto come ds, che è una superficie a frequenza costante nello spazio k, moltiplicato per dk perpendicolare, integrale sulla superficie. E si passa dall'elemento differenziale dk a d omega dividendo per il gradiente di omega rispetto a k. Questo gradiente di omega rispetto a k è quella che viene detta velocità di gruppo, che nella teoria delle onde, quindi se vogliamo meccanica delle oscillazioni o meccanica delle onde, rappresenta la velocità con cui si propaga l'energia di un'onda. E in particolare si vede bene che questo dà più senso fisico, diciamo che abbiamo a denominatore una quantità che rappresenta la velocità di propagazione dell'energia trasportata dall'oscillazione. Ora, questa espressione però è problematica quando la velocità di gruppo tende a zero, che è una cosa che può succedere lungo determinate direzioni e per particolari, diciamo così, punti nello spazio di integrazione. Questi punti vengono detti singolarità di Van Hove e ce ne sono di diverso genere, a seconda del tipo di reticolo, a seconda del numero di dimensioni del reticolo. Può essere un reticolo, per esempio, una catena lineare di atomi unidimensionale, un reticolo bidimensionale o tridimensionale, ha diverse proprietà, e queste singolarità quindi hanno diversi come dire, tipi di divergenza. E queste singolarità devono essere incluse nel calcolo dell'energia per ottenere la giusta forma del calore specifico. E tipicamente queste causano una deviazione dalla formula di Dulong-Petit a temperature intermedie. E queste sono poi osservabili, e non ho riportato qui il calcolo, ma in certi casi particolari è possibile calcolare esplicitamente come si comportano. Qui ho voluto solo menzionarle per completezza, diciamo. Ma veniamo invece a un argomento più interessante, che è il contributo degli elettroni al calore specifico. Finora abbiamo considerato solo le oscillazioni del reticolo, però in principio nei solidi esistono anche gli elettroni. Ora c'è una differenza particolare tra i solidi isolanti e i solidi conduttori, che sono tipicamente metalli. Ora, negli isolanti, e bisogna fare delle considerazioni che riguardano le bande energetiche che vi ho solo accennato all'inizio. Vi ricordo, sono i range di energia in cui gli elettroni possono trovarsi, quindi i valori dell'energia che possono essere assunti dagli elettroni e dipendono dalla geometria del reticolo. Ora, negli isolanti le bande energetiche che sono completamente occupate sono separate dalle bande vuote, quindi ci sono delle regioni dei veri e propri gap energetici che sono proibiti e la loro distanza è tale che non è possibile che gli elettroni passino da un livello all'altro, facciano un salto energetico per effetto della temperatura, perché le temperature non sono mai tanto grandi da consentire questa transizione. Quindi per gli isolanti gli elettroni non hanno quasi nessun ruolo, anzi non hanno nessun ruolo nella conducibilità e quindi neppure nel calore specifico. Invece nei conduttori gli elettroni si dispongono in maniera diversa, in particolare occupano tutti i livelli energetici che sono loro concessi, partendo dallo zero e poi salendo sempre di più, compatibili con il principio di esclusione di Pauli, che quindi impedisce a due elettroni di occupare lo stesso livello energetico. Quindi tutti i livelli,
si riempiono gradatamente via via verso energie più alte, fino a raggiungere il livello di Fermi, che è il livello di energia massima. E questo livello nei metalli, quindi nei conduttori, si trova proprio in mezzo ad una banda energetica, quindi gli elettroni possono salire ad un livello successivo per valori arbitrariamente piccoli dell'energia, quindi anche una temperatura diversa da zero permette agli elettroni di salire ad un livello successivo. Quindi nei metalli gli elettroni possono effettivamente contribuire alla conducibilità e anche al calore specifico. Ora, il calcolo dell'energia di Fermi si effettua appunto, come ho detto, popolando i diversi livelli energetici con un certo numero n di elettroni, quindi bisogna sostanzialmente riempire tutti i vari livelli progressivamente. E questo si può fare formalmente integrando in dk, quindi spostandoci nello spazio dei vettori d'onda, su un volume che è il volume di Fermi, viene detto Vf, che è il volume racchiuso dalla superficie di Fermi nello spazio K, che sarà determinato dalla forma, dalla geometria appunto del volume, dalla superficie di Fermi, che è la superficie che si trova all'energia di Fermi, è abbastanza ovvio. Questo si può fare ricorrendo alla densità di state che abbiamo già detto prima e che si può scrivere in questo modo, in maniera analoga a prima, come un'integrale su una certa superficie ds su gradiente k di E. Quindi qui abbiamo il gradiente dell'energia rispetto a k, mentre prima avevamo il gradiente di omega rispetto a k. Quindi prima avevamo una velocità di gruppo, qua invece abbiamo un gradiente dell'energia, ma è una cosa completamente analoga. Dopodiché l'energia di Fermi si può calcolare imponendo quindi che la densità è uguale all'integrale da zero all'energia di Fermi della densità di stati in dE. E quindi una volta effettuato questo calcolo abbiamo un'espressione dell'energia di Fermi evidentemente in funzione della densità. Ora qui è meglio, ho pensato che fosse meglio diciamo così mostrare più esplicitamente cos'è l'energia di Fermi perché è una cosa molto importante, non solo diciamo nella fisica dello stato solido, ma in generale la meccanica quantistica. Allora, innanzitutto, facciamo il calcolo qui, questo è sempre riportato in questo capitolo del libro, per i metalli semplici. I metalli semplici sono quelli che più si avvicinano a un metallo ideale, in termini di comportamento degli elettroni, quindi in cui gli elettroni sono perfettamente liberi, ecco. E questo si mostra anche nella struttura delle bande, che è molto semplice, molto lineare. In generale i metalli hanno anche una struttura di bande più complessa. Però per certi metalli questa approssimazione può valere. Allora, quello che si fa è quello di espandere l'energia intorno al minimo del potenziale. Il potenziale è il potenziale del reticolo o il potenziale della banda. Quindi l'energia, qui scritta in funzione di K, è data dal termine cinetico, quindi quadratico in attagliato K, più l'energia di potenziale calcolata proprio al minimo della banda, che è una costante. Ora, la densità di stati e si viene qui calcolata esprimendo quindi E in funzione di K, o meglio viceversa, K funzione di E, diciamo ricavandola da questa espressione qui, da definizione, quindi basta sostituire, si vede che c'è questo fattore costante per radice di E, quindi dipende dalla radice quadrata dell'energia, e questo fattore costante si può chiamare semplicemente C. Ora, nel libro viene anche riportato correttamente che questa massa qui, che entra anche nell'energia cinetica, non è la vera massa dell'elettrone, ma una massa efficace che è influenzata e modificata dal potenziale del reticolo. Però, siccome questa modifica di solito è piccola, assumo qui che sia semplicemente la massa dell'elettrone, tanto per i miei scopi non ha grande importanza, ecco. Quindi, usando la definizione che abbiamo detto prima, quindi imponendo che la densità è data dall'integrale dell'energia da zero all'energia di Fermi della densità di stati, si ottiene questa espressione semplice, quindi 3 mezzi C per l'energia di Fermi alla 3 mezzi. Quindi ricavando per l'energia di Fermi si trova questa espressione che è solo funzione della densità. E una volta che abbiamo l'energia di Fermi, che è il nostro quindi limite superiore all'energia, possiamo calcolare l'energia media per i singoli elettroni da definizione. E si trova che è C su N 2 quinti energia di Fermi alla 5 mezzi. Quindi,
Si può scrivere l'energia media degli elettroni in funzione semplicemente dell'energia di Fermi e della densità. Ora, questo, avete notato, non c'entra la densità, scusate, la temperatura. Quindi questo è un risultato che si ottiene a temperatura zero ed è una cosa importante perché è puramente un effetto quantistico, quindi gli elettroni in un metallo hanno un'energia diversa da zero anche a temperatura nulla. E questo segue dagli effetti quantistici, in particolare dal principio di esclusione di Pauli, che come abbiamo detto impedisce a due elettroni di occupare lo stesso livello energetico e quindi costringe gli elettroni ad assumere livelli energetici superiori fino al limite appunto che è l'energia di Fermi. Oh, a questo punto dobbiamo introdurre la temperatura necessariamente. Questo perché? Beh, primo per calcolare le correzioni all'energia di Fermi dovute alla temperatura, vedere quanto sono grandi, e dopodiché per calcolare il calore specifico a volume costante dovuto agli elettroni, e che nel caso di temperatura nulla sarebbe zero, perché non c'è nessuna dipendenza dalla temperatura. Ora, non ho riportato il calcolo della correzione dell'energia di Fermi all'ordine più basso, nella temperatura, ma è semplicemente un calcolo, viene fatto perturbativamente, quindi bisogna scrivere la definizione di nuovo di energia, cioè bisogna ripercorrere gli stessi calcoli, ma facendo uso anche della distribuzione di Fermi-Dirac, che qui è riportata come, diciamo, si può osservare qui come 1 su E per E elevato, diciamo, a E meno E di Fermi su KT più 1, quindi è analoga alla distribuzione di Bose-Einstein, con la differenza che qui, anziché esserci semplicemente E su KT, c'è E meno l'energia di Fermi, e qui soprattutto c'è il segno più anziché il segno meno, e questo fa tutta la differenza. Ad ogni modo, l'espansione perturbativa è resa possibile dal fatto che per temperature ordinarie KT è sempre molto minore dell'energia di Fermi, quindi è possibile fare un'espansione in questo termine, e si vede che c'è una correzione quadratica di questo tipo. Ora si può calcolare la vera energia media degli elettroni, diciamo così, dipendente dalla temperatura, facendo uso appunto della distribuzione di Fermi-Dirac, e facendo opportuni approssimazioni, di nuovo ricorrendo a questa approssimazione, si trova questa espressione. Quindi c'è un termine, che sarebbe il termine di T uguale 0, più una correzione quadratica nella temperatura. Qui l'energia di Fermi che entra in questo calcolo è l'energia di Fermi dipendente dalla temperatura, quindi è più pratico, è più utile esprimere tutto in funzione dell'energia di Fermi, o se vogliamo dell'energia media degli elettroni a temperatura zero, facendo uso di questo calcolo, diciamo di questa formula che è stata ricavata prima, e facendo di nuovo tutta una serie di semplicemente calcoli algebrici e qualche approssimazione si ottiene questa espressione. Quindi abbiamo il contributo di energia zero, di temperatura zero, per 1 più questa correzione quadratica nella temperatura. Il termine a T uguale 0 non contribuisce al calore specifico, questo termine invece contribuisce con un fattore proporzionale a T, perché la derivata di T quadro su dT è proporzionale a T. Quindi abbiamo un contributo degli elettroni che è proporzionale a T, e in particolare è molto minore del contributo del reticolo, quindi delle vibrazioni reticolari. Questo perché è proporzionale a T diviso l'energia di Fermi. Ma per il motivo che abbiamo detto prima, per temperature ordinarie, questo contributo, diciamo KT, è sempre molto minore dell'energia di Fermi. Quindi per temperature ordinarie il calore specifico è determinato in larga parte, in maggior parte dall'energia, o come dire, dalle oscillazioni del reticolo. Però, se noi andiamo a vedere cosa succede a temperature piccole, quindi per T che va a zero, non possiamo trascurare questo contributo. Infatti, possiamo scrivere formalmente, diciamo così, il calore specifico per temperature piccole come un fattore proporzionale a T al cubo, che verrà dalle vibrazioni del reticolo, più un fattore proporzionale a T, che viene invece dagli elettroni. Ora, il punto importante è che il termine proporzionale a T va a zero più lentamente, quindi si annulla più lentamente per T che va a zero, e quindi vuol dire che a temperature piccole è quello dominante. Quindi, in genere è possibile
dedurre questi due, diciamo, contributi al calore specifico plottando il valore sperimentale in scala logaritmica o bilogaritmica in questo senso, e con dei fit lineari è possibile ricavare i due coefficienti e poi confrontarli con la teoria. Un'ultima nota che conviene fare è che questi risultati, i contributi elettronici, diciamo, al calore specifico, sono stati calcolati nell'ipotesi di metalli semplici, per cui si assume che gli elettroni siano liberi. Per la verità, nei metalli reali, la struttura delle bande energetiche è molto più complicata, il potenziale del reticolo è più complicato e quindi bisogna calcolare opportunamente la densità di stati. La superficie di Fermi, nello spazio dei vettori d'onda non è sferica, ma ha delle bozze, insomma, delle forme strane. E questo è vero soprattutto per i metalli di transizione, e questo in quel libro viene mostrato, ci sono alcuni esempi. Per esempio, ferro, cobalto e nickel, che sono metalli con proprietà, diciamo così, appunto di transizione, non sono i migliori conduttori, per esempio, non hanno una proprietà di essere molto buoni conduttori. E per questi ci sono significative deviazioni dal valore teorico semplificato. Quindi con questo ho voluto darvi una visione d'insieme di questo argomento che a me è sempre affascinato, l'ho sempre trovato interessante, non tanto per l'argomento in sé, ma per il modo in cui viene affrontato, il modo in cui viene risolto il problema, in cui vengono sviluppati questi modelli, in cui vengono condotti questi calcoli, il fatto che vengano, come dire, coinvolte cose diverse come il reticolo cristallino, l'energia degli elettroni liberi, l'effetto di esclusione di Pauli, l'energia di Fermi, il reticolo, cioè il reticolo inverso, quindi quello dei vettori K, la densità di stati nello spazio K e le statistiche quantistiche di Bose-Einstein e Fermi-Dirac. Quindi c'è tutta una serie di elementi che ha sempre reso ai miei occhi questo argomento interessante, anche se molto diverso da quello di cui mi occupo, che è la fisica del plasma, quindi non ci sono reticoli cristallini, non c'è energia di potenziale di banda o bande energetiche, vibrazioni reticolari, non c'è niente di tutto ciò, però mi interessa l'argomento e spero che di averlo reso abbastanza comprensibile, anche se non ho potuto entrare molto nei dettagli. Quindi spero che questo video vi sia almeno piaciuto in parte e quindi arrivederci al prossimo video.